Dal mese di gennaio di quest'anno si sta manifestando in Guinea una seria epidemia di febbre Ebola, che ha già provocato numerose vittime tra anziani, adulti e bambini, oltre a centinaia di casi di contagio. L'allarme epidemia è stato lanciato da Medici Senza Frontiere e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato l'allarme per gli aeroporti di Parigi, Bruxelles, Madrid, Francoforte e Lisbona. Sono questi infatti gli scali che collegano l'Europa alla Guinea. E benché nelle dichiarazioni ufficiali il Ministero della Salute minimizzi il pericolo di diffusione e contagio della malattia, siccome ogni giorno sbarcano sulle nostre coste migliaia di immigrati provenienti anche dalle zone dove si sta sviluppando l'epidemia e che queste persone vengono poi ospitate dallo Stato in varie strutture su tutto il territorio nazionale, dove qualora malati potrebbero contagiare altre persone, i loro compagni e il personale preposto al loro ricevimento, chiediamo al Ministero se intende adottare nuove e più stringenti misure sanitarie al fine di tutelare i cittadini e gli operatori che vengono a contatto con gli immigrati provenienti dal Mediterraneo. Grazie. Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Rassicuro gli onorevoli interroganti che il Ministero della Salute segue costantemente e con la dovuta attenzione gli eventi relativi all'epidemia di malattia da virus Ebola ed è in contatto con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Unione Europea. Le informazioni ufficiali indicano che al 12 maggio 2004 l'epidemia in Guinea si può considerare in via di contenimento. Infatti il numero di casi segnalati da tale paese è fermo a 233 e dal 9 maggio 2014 non sono più stati confermati nuovi casi della malattia. Per quanto riguarda la Liberia, dal 13 marzo 2014, data d'inizio del primo caso confermato in laboratorio, i casi segnalati compatibili con Ebola sono 12, di cui solo 6 confermati in laboratorio, 2 probabili e 4 sospetti. Nessun nuovo caso confermato si è manifestato in Liberia a partire dal 6 aprile 2014. I casi inizialmente segnalati da Sierra Leone, Mali e Nigeria sono stati esclusi dagli esami di laboratorio, per cui i focolai del virus Ebola sono circoscritti alla Guinea e alla Liberia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità non raccomanda per questo evento la restrizione dei viaggi internazionali e la malattia è sottoposta a costante monitoraggio con azioni sul campo. Tuttavia, pur essendo considerato remoto il rischio di importazione di malattie da virus Ebola per l'Italia, come per gli altri paesi europei, il Ministero della Salute ha messo in ogni atto necessario iniziativa volta a potenziare la vigilanza sanitaria, sia nel territorio nazionale che nei punti d'ingresso trasfrontalieri, marittimi ed aerei. Sono state emanate circolari e raccomandazioni inviate alle regioni e province autonome, agli uffici di sanità marittima, aerea di frontiera, alle amministrazioni interessate e al Ministero della Difesa. Anche se l'epidemia è in fase declinante, la messa in atto delle misure di sorveglianza presso i porti, aeroporti, punti d'ingresso internazionale del nostro Paese continuerà fino a dichiarazione di cessazione dell'epidemia ed oltre. Peraltro, le caratteristiche del nostro sistema sanitario nazionale e l'efficienza dei sistemi di sorveglianza a livello locale, regionale e nazionale sono in grado di evitare l'innesco di fenomeni epidemici. Per quanto riguarda i flussi migratori irregolari, gli immigrati giungono sulle nostre coste dopo molti giorni o a volte mesi di cammino e periodi di sosta in prossimità dei luoghi di imbarco. Nel caso della febbre emorragica da virus Ebola, il periodo di incubazione, ovvero il periodo in cui un soggetto può cominciare a divenire infettante per gli altri, va da 2 a 3 giorni ad un massimo di 21. L'infettività è più elevata nei giorni e ore che precedono immediatamente l'insorgenza della sintomatologia. Inoltre, i sintomi e l'evoluzione clinica procedono molto rapidamente, in modo grave ed evidente, così da ostacolare i movimenti delle persone affette. I migranti, nel caso, giungono irregolarmente sulle nostre coste e sono sottoposti ad un'approfondita valutazione clinica per escludere, prima del loro avvio ai centri per l'immigrazione, la presenza di segni e sintomi riconducibili a malattie infettive diffuse in atto che richiedono misure di isolamento. I centri per l'immigrazione sono dotati di un responsabile sanitario a cui spetta, tra gli altri, il compito di assicurare adeguati flussi di informazione con il Ministero della Salute, a cominciare da possibili casi o focolai di malattie infettive che potrebbero costituire un pericolo per la salute pubblica. In relazione all'attivazione dei centri di accoglienza temporanea da parte delle prefetture per far fronte all'aumento afflusso di immigrati irregolari, a seguito di accordi tra il Ministero dell'Interno e questo Ministero, sono attivi canali di comunicazione che consentono la loro continua ricognizione. Grazie. Ha facoltà di replicare l'onorevole Rondini per 2 minuti. Sì, grazie.
Guardi, Ministro, è difficile rimanere insensibili di fronte alle immagini che rimbalzano sugli schermi televisivi e che ci raccontano il dramma di chi affida la propria sorte alle carrette del mare e a organizzazioni senza scrupoli che sull'immigrazione lucrano. Difficile rimanere insensibili alle immagini che ci mostrano donne e bambini impauriti, scampati miracolosamente alla morte. E quindi evocare il rischio di un'epidemia di Ebola può sembrare un esercizio di cattivo gusto, ma noi sosteniamo invece, lo facciamo con forza, che l'attività di quella sorta di traghetto per l'Italia, che è l'operazione Mare Nostrum, vada assolutamente fermata. Noi riteniamo che il governo, con questa operazione, insieme al combinato disposto dalla cancellazione del reato di immigrazione clandestina, dia segnali e compie azioni che favoriscono di fatto i criminali che gestiscono le traversate della speranza ed ora ponga anche a rischio la salute delle nostre popolazioni, sottovalutando assolutamente l'allarme lanciato dai Medici Senza Frontiere e dagli allarmi lanciati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Le nostre iniziative sono, al contrario di quanto potrebbe sembrare, salutari schiaffi che diamo a un esecutivo piegato a logiche buoniste, e la vostra risposta tesa a rassicurarci e ad assicurare che voi avete la situazione sotto controllo non ci convincono affatto, così come non convincono quell'opinione pubblica la cui ragione cercate in qualche modo di addormentare. Concludo con le parole di legittimo sfogo di un consigliere comunale di Messina, non sicuramente accusabile di essere un insensibile razzista leghista, in quanto eletto in una lista di sinistra, ma attento sicuramente alle legittime istanze e preoccupazioni della propria comunità che lo ha votato. Ebbene, lui diceva: i cittadini in questo momento non vengono tutelati neppure sotto il profilo sanitario, solo per dar sfogo alla personale ma egoista ideologia di accoglienza scriteriata degli immigrati nelle nostre città. Grazie, passiamo all'interno.